Bentrovati alla terza edizione del TG6, restano sempre accese le polemiche sulla balneabilità del mare a Pescara con accuse rivolte all'amministrazione del sindaco Marco Alessandrini e oggi abbiamo chiesto al governatore d'Abruzzo se per rispondere alle accuse se la sentiva di farsi pubblicamente il bagno davanti alle telecamere e ai cittadini. Francesca Romanatesti, vediamo. In questo momento lei se la sentirebbe di fare il bagno davanti ai cittadini per dimostrare che non c'è nessun rischio? Assolutamente sì. Davanti alla stampa adesso? Assolutamente sì, ho solo un problema che non ho la faccia tosta di Moreno di Pietrantonio. Non lo fa? Oggi no, ma lo farò. Non si fa il bagno il presidente della regione in un periodo che vede polemiche e continue discussioni sulle analisi per la balneabilità del mare. Le spiagge si configurano con una popolazione di bagnanti che restano all'asciutto per i divieti ormai noti. È bagnato di acqua di mare? No, acqua dolce, di doccia. Perché? Perché il mare è inquinato, allora rispettiamo se è così la verità. Ci sono le colonie con i bimbi, ovviamente c'è il divieto di balneazione, che cosa si fa fare tutto il giorno? Giochiamo qui ai giochi, se no 3 volte alla settimana andiamo in piscina. I genitori che vi dicono quando lasciano i bambini, sono preoccupati? Beh, abbastanza, però altro il fatto che non si possono fare il bagno al mare, gli piace anche che praticano anche lo sport. Quel che è coraggioso, nonostante tutto, c'è. Ci sono 3 bimbe che fanno il bagno in acqua e la mamma le guarda, c'è preoccupazione o no? Certo, però come li fai a dire a una bambina di 3 anni di non fare il bagno? Ma in questi giorni ha visto qualcosa sulla pelle della bimba oppure no? Delle bolle. Infine, cittadini che lamentano l'assenza di cartelli con i divieti. Sono andata a guardare se c'era scritto divieto di balneazione. C'è? No. Però voi lo sapete? Sì, lo sappiamo, come no, purtroppo. E sull'assenza dei cartelli a rispondere il vice sindaco di Pescara Enzo Del Vecchio, che fa appello a bagnini e balneatori per tenere informata e tutelare la cittadinanza. Su questo stabilimento che fa parte della tratta dove non c'è la balneabilità del mare manca il cartello, entrano in acqua per vedere se c'è, poi escono perché sanno che non si può fare il bagno. Il motivo? Ma sicuramente non so qual è il motivo, posso però dire una cosa: domenica sono venuto a prendere il sole in questo stabilimento che frequento ormai da 26 anni e il cartello c'era, sicuramente non so per quale ragione non c'è, ma comunque abbiamo predisposto un servizio che a giorni alterni operai del comune e della manutenzione fanno il giro delle spiagge per riapporre laddove dovessero essere mancanti i cartelli. A volte si trovano buttati per terra, a volte non si trovano proprio, ma proprio per questo abbiamo istituito questo servizio proprio sistematico che viene fatto anche con report fotografici proprio per avere documentazione di quello che facciamo costantemente tutti i giorni. In acqua ci sono dei bambini e anche degli adulti in questo momento? Sicuramente ci sarà il bagnino che dovrà dire loro di non fare il bagno, però dopodiché ognuno è libero di fare ciò che vuole, non è che lo si può prendere di peso, si assume la responsabilità. Anche domenica c'erano delle persone a cui ho detto che c'è il divieto di balneazione, però hanno continuato tranquillamente a fare il bagno. Un incendio preoccupante per la sua vicinanza ad alcune abitazioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio a Silvi sulla strada provinciale Peratri vicino alla rotonda che porta al centro di Silvi. L'area è stata messa in sicurezza, prontamente intervenuti sul posto, sono ancora impegnati i vigili del fuoco. Fortunatamente in breve tempo l'incendio è stato messo sotto controllo con l'aiuto anche di un elicottero, ma solo per precauzione, considerata la vasta area interessata a causa vento e sterpaglie e la vicinanza, come potete vedere dalle immagini, dell'incendio alle abitazioni. Ed ora parliamo di sanità. Secondo il consigliere regionale Paolo Gatti, il piano sanitario di riordino penalizza L'Aquila e Teramo. Non servono le gite dal ministro, dice e critica il consigliere aquilano Pietrucci, ai microfoni di Filippo Tronca. Temo che la gita a Roma non è che possa sortire molto e il ministro potrebbe tranquillamente dire rivolgetevi al commissario per la sanità che c'è in Abruzzo.
Tempo sprecato il viaggio della speranza del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi a Roma per convincere il ministro della salute Beatrice Lorenzin a rivedere il piano regionale sanitario. Parole del consigliere regionale di Forza Italia, teramano doc Paolo Gatti, motivo il piano che penalizza fortemente i nosocomi di Teramo e l'Aquila che non potranno fondersi per diventare ospedale di secondo livello, ovvero al top al pari di quelli di Pescara e Chieti, è responsabilità unica ed esclusiva del commissario straordinario alla sanità, ovvero il presidente della regione Luciano D'Alfonso, e della sua maggioranza, evidenzia Gatti, sottomessa ai suoi voleri, compresi consiglieri aquilani come Pierpaolo Pietrucci, che pure dovrebbero, attacca Gatti, difendere le prerogative del loro territorio. È un tema centrale per gli abruzzesi, c'è cioè questo riordino, chiamiamolo così, della sanità che penalizza drammaticamente la provincia dell'Aquila e la provincia di Teramo, che saranno sprovviste di un ospedale di secondo livello, cioè un ospedale di eccellenza dove ci sono tutte le specialità più importanti. È una scelta che nel merito non si può condividere e va contrastata in tutti i modi possibili e immaginabili, ma anche nel metodo, perché questo piano esce fuori da un non confronto, esce fuori in beata solitudine senza aver condiviso nulla con le popolazioni, con gli operatori, con gli amministratori, con i rappresentanti del territorio, insomma è una cosa che ci riporta indietro di qualche decennio. E l'atteggiamento di Pietrucci come lo giudica? Lo giudico l'atteggiamento di chi forse non ha letto, non ha capito quello che sta succedendo, perché la comunità aquilana che lui insomma rappresenta, dovrebbe rappresentare al pari di quella teramana, vengono punite inspiegabilmente in maniera molto grave. E il prossimo autunno saranno avviati i lavori per l'abbattimento della diga foranea nel porto di Pescara. A darne la notizia è il presidente della regione Luciano D'Alfonso, che ha spiegato i dettagli dell'operazione in una conferenza pubblica. Ascoltiamo. C'ho l'impresa. Il governatore d'Abruzzo ufficializza i lavori per l'abbattimento della famigerata diga foranea del porto di Pescara. Siamo partiti nel 2007 recependo le risorse, recuperando le risorse per dotarci di un nuovo piano regolatore portuale. Nessuno ci credeva, c'è stata anche un'indagine, diciamo così, all'acqua di rose. L'indagine non ha potuto che mettere in evidenza la correttezza delle condotte. Siamo arrivati adesso al passaggio conclusivo per dotarci del piano regolatore portuale di Pescara, che ci consente, uno, di pensare grande il porto di Pescara, combinatamente al porto di Ortona, di Vasto e anche a quello di Giulianova, con puntuali specializzazioni. Ma soprattutto l'adempimento che si è definito ieri da parte di sindaco e vice sindaco concerne un ulteriore, definitivo, conclusivo studio sulla crescita di potenza idraulica una volta tagliata la diga foranea. Una notizia tanto attesa e che si auspica possa finalmente risolvere, è il caso di dirlo, un mare di problemi. Noi siamo fiduciosi che a ottobre finalmente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici possa appunto approvare il piano regolatore portuale. Una volta approvato i lavori potranno essere conseguenziali e quindi diciamo che nell'autunno 2016, cioè nell'autunno di quest'anno, siamo fiduciosi che vi possa essere il tanto agognato avvio dei lavori. E torniamo alla cronaca. In più occasioni avrebbe abusato della figlia, allora minorenne, della compagna, un'accusa che questa mattina al termine dell'udienza preliminare davanti al GUP Roberto Veneziano è costata ad un 37enne indonesiano il rinvio a giudizio con la prima udienza del processo fissata per il 5 maggio. Nel corso dell'udienza preliminare la madre della ragazza si è costituita parte civile con il GUP, che ha confermato la misura del divieto di avvicinamento alla giovane da parte dell'uomo. I fatti contestati al giovane risalgono ad un periodo che va dal 2014 al 2015, con la denuncia arrivata sul tavolo del PM Irene Scordamaglia, che all'esito delle indagini aveva chiesto il processo per il 37enne. All'uomo vengono contestati sia la violenza sessuale aggravata dall'età della ragazza, allora minore di 14 anni, e dall'abuso di relazioni domestiche, di coabitazione, sia la corruzione di minorenne aggravata, oltre al reato di molestie. E questa mattina a Torre dei Passeri l'ultimo saluto ad Antonio Angelucci, imprenditore abruzzese, fondatore della OMA e papà di Mauro Angelucci, ex presidente di Confindustria regionale. Paolo Renzetti.
Il mondo dell'imprenditoria abruzzese piange la scomparsa di Antonio Angelucci, fondatore della OMA, azienda metalmeccanica che oggi conta 5 sedi sparse per l'Italia, con quasi 800 addetti ed un fatturato a più zeri. Angelucci, scomparso ieri all'età di 75 anni a causa di una malattia, era originario di Torre dei Passeri, in provincia di Pescara, da dove aveva iniziato la sua attività di imprenditore con la passione della vitivinicoltura. E proprio il vino era diventato il suo lavoro più amato, con la creazione di un'azienda a Castiglione a Casauri, a due passi dalla casa di famiglia, azienda che da anni esporta vino oltreoceano e anche nel Sollevante. Antonio Angelucci aveva fondato la OMA negli anni 60, che da azienda a conduzione familiare è poi diventata un colosso internazionale con commesse sparse per il mondo. In pochi anni la OMA è cresciuta a dismisura, arrivando ad aprire cantieri in Brasile, Egitto, Libia e Qatar, tanto per fare qualche nome. L'azienda degli Angelucci da alcuni anni ha anche legato come sponsor il suo nome alla Pescara Calcio. I figli Giovanni e Mauro, oggi al vertice della OMA, hanno avuto importanti incarichi anche in Confindustria, dove Mauro è stato presidente regionale fino allo scorso anno. Questa mattina nella chiesa della Beata Vergine Maria delle Grazie di Torre dei Passeri, l'ultimo saluto ad Antonio Angelucci. Sono iniziati i lavori di adeguamento e ristrutturazione dello stadio adriatico di Pescara grazie anche al reperimento delle risorse. L'assessore garantisce che per l'inizio del campionato la struttura sarà pronta. Assessore Diodati, sono partiti i lavori allo stadio adriatico, una corsa un po' contro il tempo perché il 21 agosto inizierà il campionato di Serie A. Sì, hanno appena iniziato i lavori per la risistemazione dello stadio, con grande difficoltà abbiamo trovato le disponibilità economiche andando a prendere soldi un po' da tutti quanti i settori per trovare questa disponibilità all'incirca intorno ai 500.000 euro, per fare in modo che le parti strutturali dello stadio in difficoltà venissero rimesse tutte quante a norma. Diciamo che grandi difficoltà non le avremo sicuramente, il calendario dei lavori per lo stadio è già stato fatto in maniera completa, per cui noi siamo certi che per il 21 di agosto avremo lo stadio pronto in tutti i settori. C'è la possibilità che il Pescara possa giocare qualche gara di Coppa Italia anche qui allo stadio Adriatico Cornacchia prima del 21 di agosto. Nel caso in cui non saranno pronti i lavori, verranno utilizzate le parti utili, che sono le due tribune che sono già fruibili già da subito. Cerchiamo di fare in modo di rendere lo stadio più accogliente possibile. Noi, per quanto riguarda l'amministrazione di Pescara, abbiamo un'idea diversa dello stadio adriatico, però al momento dobbiamo proseguire su questa strada fino a quando non potremo seguire la strada diversa della gestione diretta all'esterno dello stadio. Verrà rifatto il manterboso, verranno la Pescara Calcio ci ha chiesto la possibilità di poter mettere due ulteriori bar nella parte delle tribune laterali, verranno rifatte le poltroncine della poltronissima, si stanno vedendo di sistemare anche un pochino le tribune stampa. Insomma, cercheremo di fare in modo di rendere il più accogliente possibile lo stadio. E salta l'appalto da 2,5 milioni di euro per l'Università Telematica di Torre Vecchia Teatina, lo ha stabilito il TAR di Pescara dopo il ricorso presentato dall'Università Telematica di Napoli Pegaso. Vediamo. Sembrava fatto l'affidamento dell'Ateneo Telematico Leonardo da Vinci di Torre Vecchia Teatina all'Università Slovacca SEVS, tanto che l'ufficializzazione di quell'accordo era stata sancita dall'arrivo all'aeroporto internazionale d'Abruzzo di Rudolf Schuster, ex presidente della Repubblica Slovacca, che ai nostri microfoni aveva spiegato le ambizioni e gli obiettivi in campo. Molto importante avere un'università non localizzata a Roma o a Bratislava o a Praga, in città importanti come queste, ma averla in una location fuori dai centri storici, in modo tale da localizzarla ovunque, ed è il motivo anche per cui hanno localizzato la loro università a Skalice in Slovacchia proprio.
Due giorni fa invece il TAR di Pescara annuncia l'illegittimità del bando, facendo saltare l'operazione che avrebbe dovuto portare nelle casse della Fondazione Università d'Annunzio ben 2,5 milioni di euro per la gestione dei prossimi 10 anni. A firmare la sentenza sono stati i giudici Michele Eliantonio, Alberto Tramaglini e Massimiliano Balloriani, accogliendo il ricorso presentato dall'Università Telematica Pegaso di Napoli. È stata infatti quest'ultima ad impugnare l'avviso pubblico con il quale è stato scelto il partner che avrebbe dovuto rilanciare l'Università Telematica. Secondo gli avvocati dell'accusa, infatti, trattandosi di un finanziamento con soldi pubblici, sarebbe dovuta essere trattata in qualità di ente pubblico, escludendo così la possibilità di cedere la governance al miglior offerente. Il prossimo 7 ottobre si svolgerà l'udienza, alla quale nel frattempo si sono aggiunti, oltre all'avviso di selezione, anche la firma del contratto avvenuto tra Schuster e l'Università Telematica di Torrevecchia Teatina lo scorso mese di marzo. Borse di studio per gli studenti delle tre università abruzzesi, lo ha detto l'assessore regionale Marinella Sclocco, che spiega come sia cambiato il criterio di calcolo dell'ISEE, che è stato innalzato. In Abruzzo, nelle tre università abruzzesi, sarà più facile avere delle borse di studio, quindi essere idonei per la borsa di studio. Perché? Perché abbiamo recepito un decreto ministeriale, siamo la sesta regione ad averlo fatto, quindi tra le prime 10 regioni. Questo decreto di fatto innalza l'ISEE per accedere alla borsa di studio. Prima l'ISEE era al massimo, il tetto massimo era di 18.200 euro, oggi è di 32.000 euro, mentre la soglia ISPEU passa da 23 a 50.000 euro, quindi alzando la soglia dell'ISEE probabilmente, anzi certamente, più persone potranno avere la borsa di studio, quante persone probabilmente il 10% in più. Quindi diciamo ai ragazzi che vogliono iscriversi all'università di iscriversi nelle università abruzzesi, perché avranno una possibilità in più rispetto alle altre regioni di avere una borsa di studio. Specifichiamo, assessore, che non aumentano i fondi a disposizione, ma cambia ovviamente il calcolo. Cambia assolutamente il calcolo. I fondi potranno... posso dire che l'anno scorso abbiamo dato a tutti gli idonei, quindi come dire, i fondi regionali sono bastati per coprire il 100% delle borse di studio, quindi non abbiamo lasciato fuori nessuno degli idonei. Quest'anno sono certa che riusciremo a fare la stessa cosa. Ed è tornato a riunirsi questa mattina l'Osservatorio per lo sviluppo economico, che è stato integrato con l'adesione delle tre DMC teramane in rappresentanza del comparto turistico. Si lavora anche al riconoscimento di un'altra area di crisi nella provincia di Teramo. Alfredo Primante. Fare il punto della situazione sulla riconversione industriale, analizzare e correggere le criticità riscontrate in questi mesi di lavoro per l'avvio dell'area di crisi complessa vibrata Tronto-Picena, valutare la possibilità di chiedere l'istituzione di un'area di crisi semplice per la restante parte del territorio teramano e inoltre concordare le richieste da sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Regione Abruzzo. Questo è stato il lavoro portato avanti dall'Osservatorio per lo Sviluppo Economico, che è stato integrato con l'adesione delle tre DMC teramane in rappresentanza del comparto turistico. Così come è strutturata la nostra regione per le variabili che ha e le potenzialità che ha, è imprescindibile uno sviluppo dell'area se non si parla anche e soprattutto di turismo. A disposizione della riconversione industriale ci sono tra i 50 e i 100 milioni di euro e i bandi, secondo Invitalia, saranno emanati a settembre. Dunque il tempo stringe per mettere a punto e scegliere i progetti migliori e immediatamente attuabili per rilanciare l'area industriale a nord della regione. Avere su Val Vibrata un piano di riconversione all'interno del quale non ci sono solo finanziamenti, ma c'è anche un piano di rilancio complessivo del sistema produttivo Val Vibrata. Il termine è proprio Restart Val Vibrata. 5 anni di lavoro, 5 anni di sviluppo del Parco del Gran Sasso Monti della Laga, tutto racchiuso in un libro, dagli Appennini alle Piramidi, presentato a Teramo nella sala polifunzionale della provincia. Vediamo.
230 pagine e 500 foto scattate da Maurizio Anselmi per raccontare i 5 anni di presidenza del Parco Gran Sasso e Monti della Laga. Walter Mazzitti ha presentato a Teramo il suo libro Dagli Appennini alle Piramidi, un vero e proprio album dei ricordi, che lo stesso Mazzitti consegna per prima cosa a se stesso e poi ai suoi familiari, oltre a tutti quanti coloro vorranno condividere e conoscere un percorso di promozione e costruzione del parco appena istituito. Lo sviluppo del parco non si è limitato ai confini nazionali, infatti è stato proprio il Parco Gran Sasso e Monti della Laga ad avviare in Egitto l'unico parco ambientale di balene fossili in un deserto, il sito di Wadi Rayhan, che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Da qui il titolo del volume Dagli Appennini alle Piramidi. Il modello Santo Stefano di Sessanio, il modello di valorizzazione dei prodotti tipici del parco, il modello di valorizzazione del territorio attraverso i distretti, il modello di valorizzazione del Gran Sasso d'Italia. Sono solo alcuni dei modelli che noi abbiamo attuato, che hanno dato grandi risultati, e tutto questo è stato possibile perché abbiamo fatto una grande comunicazione, anch'essa molto innovativa, che ci ha portato a condividere e a far condividere i nostri progetti in un'area molto diversificata, attraversata da autostrade, da aree produttive, e quindi un'area molto difficile da gestire da un punto di vista ovviamente dello sviluppo sostenibile. E tra gli appuntamenti torna il Festival del Cibo di Strada, Street Food Time, il titolo della manifestazione che si svolgerà nel fine settimana al porto turistico Marina di Pescara. 35 food truck provenienti da tutta Italia con 170 proposte culinarie diverse, 40 tipologie di birre artigianali, intrattenimento live per 4 giorni che si annunciano molto popolati. L'anno precedente infatti sono state ben 40.000 le visite al porto turistico di Pescara per l'ormai attesissimo Street Food Time. È un tour quest'anno è diventato, abbiamo fatto la prima tappa, quella inaugurale all'Aquila, con un successo strepitoso, più di 45.000 presenze, siamo stati poi a Teramo e finalmente ora siamo a Pescara, al porto turistico, con la seconda edizione pescarese, molto più grande, più track, più spazi, più intrattenimento live, più intrattenimento per bambini, il mega schermo per vedere le partite e tifare tutti quanti insieme, quindi ce n'è per tutti i gusti. Un appuntamento dedicato a tutti a partire dalle 18 e fino a notte fonda. Tante le offerte e le iniziative in campo per appassionati e curiosi, tutto incorniciato in una delle location più belle della città di Pescara. Partiamo dall'aperitivo fino a tarda notte con cibi di tutti i tipi, dai dolci per i bambini a appunto piatti di gran gourmet, chi appunto vuole assaggiare piatti un po' particolari, ma abbraccia un po' tutti, dagli adulti ai bambini. E la direttrice del Polo Museale d'Abruzzo, Lucia Arbace, nel presentare gli eventi estivi ha invitato gli abruzzesi e non solo a prendere coscienza dell'immenso patrimonio artistico che ha la regione Abruzzo. Ai microfoni di Daniela Rosone. Eventi per tutta l'estate legati all'arte e alla cultura. Si parte il 2 luglio e il 3 con la festa dei musei, eventi tutto il giorno, apertura serale ad 1 euro, con la domenica invece a ingresso gratuito in tutti i musei statali. La Festa dei Musei è il grande evento nazionale organizzato per la prima volta dal MIBACT, che parla di gladiatori, restauri e vini a Chieti, giochi da detective e concerti a Campli, la poesia a Pescara, i cantieri dell'immaginario all'Aquila e tanto altro. Ci saranno eventi a Santo Stefano di Sessanio, si rinnoverà il gemellaggio tra l'Aquila e Cento con la mossa Arcobaleno 900 e ancora iniziative a Celano legate a San Tommaso, a Sulmona, Campli, Chieti, Castiglione a Casari, a Pescara e Popoli. All'Aquila ci sarà la sinergia con il comune, con i cantieri dell'immaginario e con l'associazione L'Aquila siamo noi a settembre. Qui all'Aquila ospitiamo, ma di questo si parlerà in una apposita conferenza stampa, alcuni eventi importanti della rassegna ai cantieri dell'immaginario. Quindi collaboriamo con il comune e con questa associazione, mentre poi ad agosto e settembre avremo un'ulteriore rassegna in collaborazione con l'associazione L'Aquila siamo noi, con cui stiamo collaborando e abbiamo anche collaborato in occasione della mostra
mostra del gemellaggio L'Aquila 100. Gli eventi toccheranno tutto il mese di luglio. Il Museo d'Abruzzo ha da poco ricevuto anche una donazione di ventagli da Linda Bennati De Dominicis, che saranno esposti alla Civitella Chieti. Dalla direttrice del Polo Museale d'Abruzzo, Lucia Arbace, un appello agli abruzzesi e non solo, affinché possano conoscere un tesoro culturale ancora poco conosciuto in realtà. I musei dell'Abruzzo conservano dei tesori veramente incredibili, che il mondo ci invidia, ma sono ancora troppo poco conosciuti. Per cui penso che ciascun abruzzese si dovrebbe sentire fiero di questo patrimonio d'arte che è di tutti noi, e anzi esorto tutti gli abruzzesi ad accompagnare i loro amici, conoscenti che tornano in Abruzzo durante l'estate, a vedere i nostri musei o anche a rivederli, perché i nostri musei sono strutture sempre molto dinamiche, non sono musei immobili. E passiamo alla pagina sportiva, vediamo le ultime sul fronte calcio mercato del Pescara Calcio. Andrea Costantini. È praticamente fatta, Albano Bizzarri sarà uno dei portieri del Pescara della prossima stagione. L'estremo difensore argentino classe 77, che era legato al Chievo Verona fino a giugno 2017, ha risolto il suo contratto con la società clivense. Nel pomeriggio a Milano l'incontro decisivo con i vertici biancazzurri per mettere nero su bianco. Il ritorno nel Chievo di Sorrentino ha consigliato a Bizzarri di cambiare aria. Al Pescara porterà carisma ed esperienza. In teoria si giocherà il posto con Vincenzo Fiorillo e Simone Aresti, i due portieri dell'ultima stagione, anche se l'arrivo di Bizzarri potrebbe portare uno dei due a fare ulteriori riflessioni. Sul fronte Gianluca Caprari si registra un piccolo rallentamento per quanto riguarda la trattativa con l'Inter, almeno a giudicare dalle parole pronunciate dal suo agente Davide Lippi nel pomeriggio. Non è un giocatore del Napoli e nemmeno dell'Inter. Caprari è un giocatore del Pescara, potrebbe partire ma anche rimanere. Quel che è certo è che non è fatta con nessun club di cui si è parlato, è un giocatore del Pescara. Rallentamento apparente però, perché il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, intervenuto a Teleclub Italia nel pomeriggio, ha affermato che dopo un iniziale interessamento per Caprari il Napoli non si è fatto più sentire, mentre l'attaccante è vicino effettivamente all'Inter. Caprari potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe riva all'Adriatico il terzino nerazzurro Cristiano Biraghi a titolo definitivo e l'attaccante romeno Gheorghe Puskas in prestito. Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di un altro giocatore giovane nerazzurro per un'acquisizione temporanea. Si tratta di Ray Manai, punto forte della primavera dell'Inter dell'ultimo anno. Sul fronte difesa il Pescara riaccelera per Arlin Dageti, il difensore della nazionale albanese che ha attratto su di sé l'attenzione di tante squadre italiane. Tra queste la concorrente principale è l'Atalanta, ma il Pescara cerca di limare la differenza tra domanda e offerta circa l'ingaggio e conta sull'opera, tra virgolette, di moral suasion fatta dal connazionale Lejan Memushai, capitano biancazzurro, durante l'ultima felice esperienza con la selezione albanese al campionato europeo. Scendiamo in Lega Pro, è ufficiale, nel pomeriggio il Teramo ha tesserato Peterman, il centrocampista arriva dal Palermo con la formula del prestito. Intanto per l'attacco il direttore sportivo Fabio Lupo sonda Alessio Di Massimo, che non sarà riscattato dalla Juventus. Grandi manovre in casa Teramo. Per quanto riguarda la situazione rinnovi, quello di Stefano Scipioni sembra davvero molto vicino, mentre per Tonti bisognerà aspettare la prossima settimana. Nel frattempo il DS Fabio Lupo lavora sulle alternative. Carcalis in addirittura d'arrivo, ma la vera notizia è che la società biancorossa farà un tentativo per arrivare ad Alessio Di Massimo, che la Juve non sembra intenzionata a riscattare dopo la parentesi in primavera. A questo punto mancherebbero un altro attaccante, che potrebbe fare la boa nel 4-3-2-1, nel quale Croce e Petrella gli giocherebbero alle spalle. Per Amadio invece, nonostante le avance del Latina, ancora tutto fermo quasi. Da oggi intanto Davide Peterman è ufficialmente un nuovo calciatore del Teramo. Il centrocampista romano arriva dal Palermo con la formula del prestito. L'anno scorso ha giocato nel Sant'Arcangelo prima di farsi male e saltare la seconda parte del campionato. Sono molto contento, ringrazio il mister, il direttore e il presidente per questa grande opportunità e non vedo l'ora di iniziare. Senti, a proposito di ringraziamenti, immagino che il tuo ex allenatore sia stato fondamentale. Beh sì, per me era molto importante comunque venire in una piazza dove già posso conoscere l'allenatore e il suo staff tecnico dopo parecchi mesi in cui sono stato fermo, e sono molto contento di riniziare con loro. Ecco, a proposito del tuo infortunio, non è stata una seconda parte di stagione fortunata, però ci spieghi un po' quali sono le tue caratteristiche. Tu sei prettamente un centrale di un centrocampo a tre di fatto.
Sì, io da quando ho iniziato a giocare a Palermo, per stare davanti la difesa, però posso anche giocare in un centrocampo a due o come mezzala. Saluto tutta la tifoseria del Teramo, ci vediamo presto e faremo un grande campionato anche grazie al vostro aiuto. Lasciamo il calcio. Dal 1 al 3 luglio si disputerà a Pineto il campionato italiano femminile a squadre di tennis over 40. L'evento è organizzato dal Circolo Tennis Silvi. Si svolgerà a Pineto, presso il complesso sportivo Olio Leandri, il campionato italiano a squadre Lady 40 di tennis. Quattro le formazioni in competizione. Da venerdì 1 luglio a sfidarsi saranno squadre di circoli da Firenze, Roma, Cuneo e Reggio Emilia. La finale è prevista per domenica mattina 3 luglio dalle 10.30. L'organizzazione è stata curata dal Circolo Tennis Silvi. Il livello è alto perché le giocatrici sono ex seconde categorie, anzi ci sono due che sono due seconde categorie tuttora, pur essendo avendo, ovviamente parliamo di over 40, quindi avendo 40 anni. Il livello è alto e soprattutto è molto sentito, perché lo sport del tennis in Italia è molto praticato, soprattutto sopra i 30 anni. È uno degli sport, ovviamente dopo il calcio, più praticati a livello senior, e pertanto quindi è uno sport sentito. E poi uniamo l'utile al dilettevole, cioè quello di far conoscere il nostro territorio, che è un territorio molto bello, quello di Pineto, Mutignano, eccetera, che possa essere poi di volano per il turismo, visto che Pineto è una cittadina turistica. Ogni anno c'è una grande battaglia quando dobbiamo assegnare le sedi dei campionati italiani, però sono riuscito a convincere gli amici del Consiglio federale che Pineto è insieme al Circolo Tennis Silvi era una location ottimale, soprattutto ai primi di luglio, e quindi sono molto contento che sia stata assegnata in questa sede. È davvero un orgoglio quest'anno ospitare questo campionato, che andrà ad arricchire il calendario dei grandi eventi sportivi che si tengono quest'anno a Pineto. Sarà un momento importante, darà lustro al nostro territorio, sia per l'evento in sé, ma per la qualità e soprattutto la bravura, soprattutto degli atleti, degli sportivi che saranno partecipi. Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese. Scomparso ieri pomeriggio all'età di 76 anni Giancarlo Iannascoli, per oltre 30 anni corrispondente del capoluogo adriatico del Corriere dello Sport. Funzionario dell'ASL di Pescara, Giancarlo Iannascoli per tanti anni aveva raccontato le gesta del suo amato Pescara per il quotidiano romano. Giancarlo Iannascoli è anche lo zio del dirigente del Delfino Pescara, Danilo Iannascoli. Lascia la moglie Giuseppina, la figlia Carla, i due nipotini Emiliano e Francesco. Domani i funerali alle 16 presso la chiesa parrocchiale di San Silvestro. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.